Ciao a tutti e benvenuti su Giapponese con Miru, in questa lezione che inizia in un modo un po' atipico direi. Infatti sono fuori, sto camminando per il mio quartiere e ero alla ricerca di porte. Avete capito bene? Porte. Infatti nelle porte in Giappone spesso ci sono scritti i kanji di tirare o spingere, che sono due kanji molto importanti e che andiamo a studiare. Chiaramente siamo davanti a un centro commerciale, il centro commerciale Itoyokado. Le porte di ingresso sono chiaramente delle porte automatiche, ma ci sono anche delle altre porte che sono manuali e che sono ai lati, come per esempio questa. All'altezza delle porte, adesso questo è un centro commerciale, quindi c'è scritto anche in inglese, noto, ma di solito è scritto solo in giapponese. Quello che voglio studiare insieme a voi oggi sono questi due kanji. Uno che è questo, che è il kanji di tirare, dal verbo hik, e l'altro invece è il kanji del verbo spingere, che è os, spingere. Queste porte, allora, io sono abituato in Italia dove se una porta c'è scritto tirare vuol dire che se spingo non si apre. Qui invece chiaramente si apre, cioè c'è scritto tirare o spingere semplicemente per fare in modo che quando una persona si avvicina alla porta, se magari c'è un'altra persona che ti sta venendo contro, per mettere un po', per sincronizzare le idee di chi sta uscendo e di chi sta entrando, le persone fanno il gesto giusto perché c'è scritto. Però, come vi dicevo, a differenza dell'Italia, dove normalmente se c'è scritto tirare su una porta, se io spingo questa non si apre, qui in Giappone è semplicemente un modo per fare in modo che le persone non facciano lo stesso gesto. Se io di qua spingo, dall'altra parte spingono, chiaramente nessuno di noi o entra o esce. Vabbè, adesso iniziamo la lezione. Come abbiamo visto nel video introduttivo, le parole che dobbiamo studiare in questa lezione sono due, e sono due verbi che si utilizzano con la porta. Il primo verbo che vediamo è il verbo hik, hik. Un po' difficile da pronunciare, eh? Hik con l'h aspirata, hik, hikimasu. La forma in te di questo verbo è hite, hite con l'h aspirata, hi, i, te, hite. Quindi hik, hikimasu, hite. Hik significa tirare, tirare verso di sé, trainare. Il verbo hik si scrive con questo kanji che deriva da questo pittogramma. Ci sono due elementi. Sul lato sinistro vediamo la stilizzazione di un arco. Arco in giapponese è una parola che abbiamo già studiato e si dice yumi. Yumi, eccolo qui, diventa così, e questo è il radicale, yumi-hen, yumi-hen. Sul lato destro del pittogramma invece vediamo semplicemente una linea verticale che dovrebbe dare un senso di dritto, teso, un senso di tensione. Quindi, in pratica, questo ideogramma descrive l'arco che si tende. Hik è un kanji abbastanza semplice, l'unica cosa che dobbiamo fare è fare forse attenzione a scrivere bene il kanji di yumi. Allora, facciamolo yumi-hen, che si scrive in questo modo. 1, 2, 3. Sono tre tratti. 1, 2, 3, 4. Bruttino, come sempre, sono tutto storto. Provo a scriverlo meglio. 1, 2, 3. Gli ho dato una nota obliqua, più carino, più la linea verticale. Hik, hikimasu, tirare a sé. Il secondo verbo che vediamo è il verbo os, che significa spingere o imprimere una pressione. Os, oshimasu, nella forma desumasu, e oste nella forma in te. Os, oshimasu, oste. Il kanji di os è questo, dove riconosciamo due elementi. Sul lato sinistro vediamo il radicale di mano, che in giapponese si dice tehen.
mentre sul lato destro vediamo invece un simbolo, un disegno, che rappresenta un guscio di tartaruga. Adesso voi direte, qual è il nesso che collega le mani ai gusci di tartaruga? Qui c'è bisogno di fare un cenno storico. Dovete sapere che nell'antica Cina alcune ossa o esoscheletri di animali, come per l'appunto i gusci delle tartarughe, venivano presi, lavorati, venivano fatte delle incisioni oracolari che servivano per la divinazione. Quindi il guscio delle tartarughe rappresenta un materiale importante da lavorare, su cui fare una certa pressione con le mani proprio, no? Quindi questo ideogramma descrive la pressione delle mani sui gusci delle tartarughe. Il kanji di os è un kanji molto semplice, lo scriviamo insieme. Allora facciamo sul lato sinistro il radicale tehen. 1, 2, leggermente schizzando, 3 dal basso verso l'alto, schizzando. E poi facciamo il guscio della tartaruga. 4, 5, 6, 7 e chiudiamo con l'ottavo tratto verticale. 8, bruttino come sempre, cerco di scriverlo meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os, oshimasu, spingere, imprimere pressione. Adesso è il momento di fare qualche esercizio di scrittura. Io dirò una frase in giapponese, la scriverò e poi la tradurremo. Allora, la prima frase, semplice semplice, che mi è venuta in mente è Watashi wa tobira o hikimashita. Watashi wa tobira o hikimashita. Watashi wa... tobira o... Hikimashita. Hikimashita è il kanji di oggi. Hikimashita. Watashi wa tobira o hikimashita. Dove tobira è una parola nuova e significa porta. Watashi wa tobira o hikimashita. Significa io ho tirato la porta verso di me. Un'altra frase analoga può essere Watashi wa tobira o shimashita. Watashi wa tobira o shimashita. Watashi wa tobira o oshimashita. Io ho spinto la porta. Un'altra frase può essere kono hon wo hikidashi ni irete kudasai. Kono hon wo hikidashi ni irete kudasai. Kono hon wo, kono hon wo hikidashi ni irete kudasai. Hikidashi. Hikidashi ni irete kudasai. Irete kudasai. Kono hon wo hikidashi ni irete kudasai. Il verbo hik compare in un sostantivo, nel sostantivo hikidashi. Hikidashi. Kono hon wo hikidashi ni irete kudasai. Questo è il verbo ireru che abbiamo studiato tanto tempo fa. Hikidashi significa cassetto. Hikidashi, hik, dasu. Sono due verbi, il verbo hik, tirare verso di sé, e dasu, tirare fuori. Hikidashi significa cassetto. Hik più dasu. Kono hon wo hikidashi ni irete kudasai. Questo è il verbo ireru, che significa inserire, mettere dentro. Kono hon wo hikidashi ni irete kudasai. Per favore, metti questo libro dentro o nel cassetto. Questo ni è un complemento di termine e descrive dove finisce l'azione. Kono hon wo hikidashi ni irete kudasai. Per favore, metti questo libro nel cassetto.
La prossima frase dice 引き出しの中に何が入っていますか?引き出しの中に何が入っていますか?引き出しの中に引き出しの中に何が入っていますか?何が入っていますか?引き出しの中に何が入っていますか? Questo è il verbo 入る, che significa entrare, e si utilizza nella forma 入っています quando c'è qualcosa dentro un oggetto, no? L'abbiamo studiata questa dicitura qualche tempo fa. 引き出しの中に何が入っていますか? Che cosa c'è perché ci è entrato dentro o perché ci è stato messo dentro? Che cosa c'è dentro il cassetto?引き出しの中に何が入っていますか? Che cosa c'è dentro il cassetto? Una risposta plausibile a questa domanda è, per esempio, 引き出しの中に本が入っています。引き出しの中に本が入っています。引き出し、scusate la grafia, vado abbastanza veloce, 引き出しの中に本が入っています。本が入っています。引き出しの中に本が入っています。Dentro il cassetto c'è un libro o ci sono dei libri. Perché ci sono stati messi dentro, no? Questo è il verbo 入る。引き出しの中に本が入っています。La prossima frase, oggi vi bombardo, dice ボタンを押してください。ボタンを押してください。ボタン。押してください。ボタンを押してください。ボタン significa bottone. Per favore, premi il bottone. ボタンを押してください。La prossima frase dice risetto ボタンを押してください。risetto ボタンを押してください。risetto ボタン。risetto ボタン。押してください。リセットボタンを押してください。リセット significa reset. Quindi, リセットボタン significa il tasto reset. Per favore, premi il tasto reset. リセットボタンを押してください。Sullo stesso stile, possiamo anche dire stato ボタンを押してください。stato ボタン。を押してください。Start ボタンè il tasto start. Questo magari quando io vado in palestra vado a fare un po' di tapirulan, non ne faccio tanto, ma lì c'è lo start ボタン grosso così. Start ボタンを押してください。Premi il tasto start per iniziare. E infine, finalmente siamo arrivati all'ultima frase di questa lezione che dice: 今すぐダウンロードボタンを押してください。今すぐダウンロードボタンを押してください。今すぐダウンロードボタンを押してください。今すぐ、bruttino questo ぐ、veramente bruttino、rifacciamo、今すぐダウンロード、ダウンロード、bruttina questa parola、ダウンロード、significa download。今すぐダウンロードボタン。Tasto download o 押してください今すぐダウンロードボタンを押してください Per favore prema adesso e subito adesso in mantinente cioè proprio ora adesso e ora 今すぐダウンロードボタンを押してください prema subito il tasto downloadEd eccoci arrivati a fine lezione, io spero che la lezione vi sia piaciuta. Come sempre vi invito a mettere un pollice up, quindi pollice up, botan wo osti kudasai, e anche sottoscrizione botan wo osti kudasai.
E inoltre venitemi a trovare anche sul gruppo Facebook di Giapponese con Miru. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Già, matane!